L'IMDC arriva sul mercato con la sua ultima grande innovazione e prova un'altra volta, una volta di più, a riscrivere la storia del banco dei prodotti freschi dell'ortofrutta, quindi del banco refrigerato nel reparto ortofrutta, che è l'habitat naturale di IMDC. Questo nuovo lancio riguarda i burger vegetali, quindi sono 5 referenze, 3 con la dimensione, diciamo, normale, quella che tutti conosciamo dei burger, mentre altre 2 referenze con una dimensione più piccola, quindi chiamiamole mini burger, diciamo che sono una dimensione per tutte le età, anche con ricette magari più specifiche, più dolci, più trasversali, quindi che possono incontrare anche il gusto dei bambini. Quindi premiamo il piacere di mangiare al solo fatto di dover mangiare qualcosa di sano. Tutti abbiamo voglia di mangiare qualcosa di sano, ma non di punirci, diciamo così, eccessivamente. E quindi la presenza di una grande quantità di verdure sicuramente rende il prodotto sano. E la presenza invece della soia dà una struttura molto particolare. Questo ingrediente, unito alla speciale cottura in 2 fasi, un salto in padella e poi una cottura in forno, ci permette di arrivare ad un prodotto croccante fuori e tenero dentro. Quindi sapore caratterizzato dalle verdure e consistenza molto molto gradevole. Questo è finalmente una valida alternativa alla carne grazie all'elevato apporto proteico che questo tipo di prodotti riesce a dare. IMDC si propone come leader anche in un altro segmento in fortissima crescita e in più trainato da quelle che sono le novità che riusciamo a proporre oggi sul mercato, che è il segmento delle insalatone arricchite, con la nostra linea di prodotti, i piatti unici. Lì arriviamo quest'anno con un restyling di tutta la linea, quindi assolutamente una nuova grafica, una nuova veste grafica più accattivante e trasparente, in modo da far vedere il prodotto in maniera più consistente al consumatore. E con 4 nuove referenze, 2 che si accompagnano, si aggiungono alla linea più classica, e queste con le ricette con surimi, insalatona con surimi, e greca, insalata greca con feta, con un elevato apporto proteico. Dall'altro lato invece 2 referenze che aprono una nuova linea che noi chiamiamo benessere. Eccola qua, quindi, che si distingue con un colore differente e aggiunge, diciamo, un apporto nutrizionale ancora più estremo verso appunto il benessere, con elevate quantità di fibre, di proteine e di vitamine, grazie agli ingredienti quali le bacche di goji, l'aloe, i semi e la frutta secca.